La chitarra è costituita principalmente dalla cassa armonica, che sarebbe questa parte dello strumento, e dal manico. La cassa armonica è costituita dal piano armonico, dalle fasce, che sono queste parti di legno che incollano il piano armonico, e il fondo. Abbiamo quindi il manico, su cui troviamo la tastiera, la paletta e le meccaniche che servono per accordare lo strumento. Vediamo quindi come le corde siano fissate sia alle meccaniche sia al ponte che è incollato sul piano armonico. Le corde sono 6 e si contano a partire da quella più in basso. Solitamente vengono indicate con un cerchietto al cui interno vi è un numero da 1 a 6.